Va bene. E adesso non siamo più. Si parte, si parte. Sì, mi sentiamo, sì. Va bene, sì. Va bene, perfetto. Non ti avevo riconosciuto senza mascherina. No, sì. Michi, ma c'è qualche problema la cefala per quanto riguarda l'audio? Sì, che interzata. Mi sento. Non si sentivo.
Ok, inizio io quindi. Interrogata. Allora, buongiorno a tutti. Molti di voi mi conoscono perché ho frequentato il liceo, ho vissuto a Rio Nero, ho iniziato a giocare a Rio Nero in una squadra di calcetto per poi passare al calcio a 11 a Potenza. E dopo l'esperienza a Potenza ho deciso di andare in Francia, a Lione, e poi proseguire tutto il percorso calcistico. Questo perché? Proprio perché la realtà calcistica in Basilicata era ed è forse inesistente dal punto di vista professionistico soprattutto. È un calcio che fa molta difficoltà a spiccare il volo. Quindi io che avevo aspettative molto più alte, obiettivi molto più importanti, ho deciso di lasciare la Basilicata per andare a giocare fuori proprio dall'Italia. Non so se si sente. Sì, ora sì. Ho capito che avete parlato di Francesca. Sì, vi sento. Sì, la maggiore difficoltà erano soprattutto le strutture, i campi. Io non ho mai avuto modo di potermi allenare a Rio Nero. Dovevo andare fuori Rio Nero per trovare uno spazio verde, un campo in cui allenarmi. Quindi le strutture non ci sono, gli sponsor non investono nel calcio femminile e quindi è molto difficile lanciare questo sport in Basilicata. Ma questo anche nelle altre regioni d'Italia, la situazione non cambia. Ci sono alcuni club di calcio maschile però che sono ormai obbligati ad avere una squadra femminile e quindi a partecipare anche a campionati importanti di Serie A, di Serie B. Io ho giocato in Italia a Bari ad esempio, abbiamo fatto sia la Serie B che la Serie A, però la squadra femminile era associata a quella maschile. A Rio Nero ad esempio non abbiamo una squadra di calcio maschile. Che giochi i soldi per investire nelle ragazze. Nessuno crede, una donna non può giocare, le ragazze le hanno fatte e i maschi non sono rimasti a casa a cucinare. Quindi è proprio un'idea sbagliata, la mentalità è sbagliata in Basilicata e in Italia. Grazie a voi.
Allora, buongiorno a tutti e grazie per avermi innanzitutto invitato qui. Anche io ho frequentato questo istituto, questo liceo, ed è sempre bello tornarci. Vedere tante persone con i quali ho condiviso tanti bei momenti. Allora, anch'io ho iniziato qui nella scuola calcio a Barile, all'area sport, vicino che in famiglia giocavano già da qualche anno, e allora ho cercato di da seguire nella scuola calcio e Melfi, e questa forse è stata una fortuna perché in quegli anni militava in Serie C e facevano già il professionismo. E poi piano piano ho fatto tutto il settore giovanile e mi hanno dato la possibilità di arrivare in prima squadra. Mi hanno dato la possibilità di fare l'esordio in prima squadra. Mi hanno fatto fare un'esperienza in Serie D a Grosseto per fare un po' di esperienza. Poi sono ritornato qui a fare il campionato in prima squadra di Serie C a Melfi. E poi purtroppo l'annata è andata male, la società è fallita e mi sono ritrovato senza squadra. A un certo punto, per fortuna, è arrivata la possibilità di Trieste, dove ho avuto la fortuna di firmare 2 anni di contratto e poi l'ultima esperienza qui a Reggio Emilia. Quindi è stata una bella avventura, diciamo che la fortuna. Fortuna ha fatto ha giocato un gran ruolo, si sono incastrate un po' tutte le cose e piano piano sono riuscito a vivere queste belle annate. Bravo dei tre. Erano più bravi mio fratello e mio cugino, ma alla fine la vita, forza, fortuna è più possibile è di principale. Sì, va bene. Allora, chi è stato il mio primo idolo da bambina? Ronaldinho. Infatti, non so se vi ricordate. Fino a qualche anno fa c'era un video su internet sognando Ronaldinho in cui io palleggiavo tra le strade di Rio Nero in piazza. E, sì, è stato il mio primo idolo, ero attratta dalla sua tecnica, proprio affascinata da questo giocatore strepitoso. Poi man mano ho conosciuto Ronaldo e quindi tutta la sua, tutto il suo percorso e proprio la mentalità. Di andare sempre oltre i propri limiti, fuori dalla zona di comfort. Adesso sì, per il mio giocatore preferito è Ronaldo. Lo Shevchenko, che quegli anni comunque faceva molti gol, tanti gol, allora mi è sempre piaciuto lui. Sì, allora il mio idolo è sempre stato Shevchenko perché quegli anni, da tifoso milanista, quegli anni comunque faceva tante belle cose, quindi per me ho sempre visto lui come idolo. Poi, però, crescendo, comunque giocando da terzino, mi sono letteralmente innamorato di Zanetti dell'Inter, quindi ho seguito lui. Poi, non essendo così forte tecnicamente come Lauro, quindi quei giocatori ho preferito di non copiarli, che facevo brutte figure. Allora ho cercato più uno simile con le caratteristiche con i quali mi rivedevo, che un po' più lui. Ancora oggi, diciamo, lo seguo come esempio. Ho letto qualche suo libro, sia come uomo che come calciatore.
cosa mi ha portato ad amare così tanto il calcio, cosa mi ha affascinato, l'idea proprio di sentirmi libera, di correre in campo, di inseguire un sogno, di uscire fuori dalla realtà rionerese, di andare oltre i propri limiti. Questa è stata la cosa, diciamo, più forte per me. Ho sempre giocato per liberarmi da qualcosa, per sentirmi più forte, più felice, ecco. Non ho mai pensato ai soldi, non ho mai pensato a nulla di tutto ciò, anche perché nel calcio femminile non girano gli stessi soldi del calcio maschile. Però comunque sì, ho avuto la fortuna di giocare in club di un certo spessore, quindi c'erano anche tentazioni dal punto di vista economico, contratti molto interessanti, ma ho sempre giocato per pura passione del calcio, per questa voglia di sentirmi libera. Anche a me ha fatto, diciamo, mi sono avvicinato al calcio, come ho detto prima, grazie a mio fratello e mio cugino che me l'hanno un po' trasmessa questa passione. Poi ho iniziato e lì molti di voi mi conoscono e sanno bene che comunque ho un carattere abbastanza chiuso, sono abbastanza timido, faccio fatica a stare comunque a parlare in pubblico, a esprimermi, diciamo, da tante persone, e quindi ho iniziato a giocare a calcio e lì mi sentivo davvero me stesso, riuscivo proprio a esprimere me stesso in tutto, quindi di punti di vista. E poi sarò sempre riconoscente al calcio, soprattutto perché e soprattutto negli anni della scuola calcio ho conosciuto, sempre riconoscente al calcio perché stanno vicini. È possibilità questo di essere proprio felice. Quindi sarò sempre riconoscente al calcio, comunque vada. Allora, il mio primo ricordo nel calcio professionistico è stata la prima partita con l'Olympique Lione in Francia, in cui ho segnato il primo gol con il Lione. Quindi è stata un'emozione incredibile, perché avevamo provato per tutta la settimana uno schema, è andato tutto bene in questa partita, ho segnato, abbiamo vinto 1-0, quindi è stata un'emozione grandissima per me, è un onore rappresentare quella squadra, indossare quella maglia. Ricordo che c'era moltissima gente, io quasi non riuscivo a realizzare questo primo traguardo raggiunto, ecco. Questo per me è il più bel ricordo, davvero. Sì, in Francia sì, è una realtà totalmente diversa. Essendo calcio professionistico, le ragazze vengono seguite sin da piccole, quindi abbiamo già all'interno del club i pulcini, le bambine piccoline, che si allenano negli stessi campi delle ragazze della prima squadra, hanno a disposizione le stesse strutture. È tutto differente, e anche il pubblico lo vive in maniera diversa questo sport. Inoltre in Francia, dove io ho giocato a Lione, hanno vinto molti più titoli le ragazze dei ragazzi, quindi sono loro che prevalgono all'interno della società. È così in Francia e così anche in America. In America il calcio è uno sport di donne, non di maschi. In Italia non si sa. In Italia non si sa, bisogna veramente lottare.
Sì, il mio esordio è arrivato qui a Melfi, quindi proprio a due passi da casa. Sicuramente è stato più facile per me, stando qui vicino, rispetto a Laura, lontano da casa, da tanti chilometri. Quindi per me è stato forse più semplice gestire la situazione, comunque un po', perché comunque avevo la famiglia, gli affetti vicino. Quindi diciamo che l'esordio è arrivato un po' per caso. Io comunque la prima squadra mi convocava spesso per arrivare più o meno al numero. Poi all'improvviso si è fatto male un giocatore, quindi all'improvviso mi ha chiamato e mi ha fatto entrare così. E ammetto che purtroppo non me la sono goduta tanto, tremavano un po' le gambe. Stavo morendo di paura, quindi non ricordo neanche tutto, perché purtroppo questo è stato sempre un mio limite. L'ansia, la paura un po' mi ha sempre bloccato e molte partite me le ha fatte vivere. Ho imparato a gestirlo, ho imparato a dire che abbiamo tutti alla fine che arrivano. Quando a volte arriva poi crescendo, all'inizio è normale, crescendo piano piano si supera. E si raggiungono tante belle soddisfazioni. Quindi l'esordio me lo ricordo, è stata una grande emozione sicuramente, anche perché c'erano i miei genitori, c'erano alcuni amici lì allo stadio, però è stata dura gestire quei momenti. Allora, avere una famiglia dietro che dà sostegno, sì, i miei genitori non sono mai stati contro proprio quest'idea della ragazza calciatrice, però non mi hanno sostenuto del tutto, soprattutto mia madre, ma proprio perché sono andata subito a giocare lontano da casa, quindi ovviamente per lei c'erano molte preoccupazioni. E poi ha sempre visto il calcio come uno sport troppo pericoloso. E infatti ho girato gli ospedali di tutta Europa, non lo nego. Però sì, non mi hanno mai detto di non giocare, questo no. Avere il sostegno della famiglia, degli amici anche, è molto importante, perché quando si gioca ad un livello molto alto, il fattore psicologico conta molto. Quindi bisogna essere super tranquilli nella vita di tutti i giorni, non bisogna avere problemi con nessuno. Ha giocato anche per me un ruolo molto importante, mi è sempre stata vicina, anche loro hanno fatto tanti sacrifici ad accompagnarmi comunque in tutti, a mangiare al volo a casa così, comunque per sempre, poi soprattutto con me a lasciare tutto, volevo tornare dato la spinta e la forza di continuare a sognare, continuare in questi sogni, quindi se non fosse stato per loro, per la loro vicinanza in quei momenti difficili, forse a quest'ora che sto vivendo, quindi hanno avuto un ruolo veramente chiave per me. Allora, la persona che ha avuto la maggiore influenza sulla mia carriera, è stato il professore Antonio Castelletto. Sì, perché lui praticamente mi ha trascinato in questo mondo, mi ha visto giocare in palestra, a scuola, ha subito notato qualcosa di
di diverso, ecco. Quindi abbiamo creato la squadra della scuola, e di lì è partito il mio percorso calcistico. Qui è sempre stato al mio fianco, mi ha sempre sostenuta, mi ha sempre spronata, mi ha sempre data i giusti consigli e insegnamenti. Un grande impatto. Adesso sì? Ok. Anche a me tante persone sono state decisive, però una in particolare, il mio primo allenatore a scuola calcio, Angelo Gargano, si chiama, devo quasi tutto a lui perché mi ha insegnato proprio le basi, mi ha dato i consigli giusti per crescere. Cioè, secondo me ci ha insegnato proprio i valori, quelli più importanti che contano per iniziare un percorso così importante. Quindi penso che la figura decisiva per me sia stata lui, che è proprio perché i primi anni sono quelli più importanti, i primi proprio appena inizia a giocare. Allora lui per me è stato fondamentale in tutto, mi ha insegnato veramente le basi vere, i veri valori che bisogna seguire. Sì, c'è stato un momento in cui ho pensato di non farcela. Più momenti. È successo dopo gli infortuni. Ho avuto comunque una serie di infortuni abbastanza gravi, tipo la frattura del perone, oppure l'ultimo infortunio, circa 2 anni fa, ho subito la frattura del corpo osseo di 2 vertebre. Quindi, in questi momenti, ovvio che è molto difficile rimanere concentrati ad inseguire il proprio sogno, proprio perché all'improvviso ti vedi crollare il mondo addosso, non puoi più giocare, devi stare ferma in un letto, non ti puoi muovere, il tempo passa, i campionati passano e quindi è tutto molto difficile, come dicevo prima, proprio a livello psicologico. Poi i momenti difficili si superano, basta toccare un pallone con i piedi. Che si ha di nuovo la voglia di giocare, di riprendere a giocare. Io sono 2 anni che non gioco, sono ferma, però come vedete sotto la mia sedia c'è un pallone, cioè c'è sempre il pallone nella mia vita. Quindi c'è sempre la passione che ti trascina verso il campo, nonostante le difficoltà. Non bisogna mai mollare, ma questo vale nel calcio come in qualsiasi altra cosa, qualsiasi altra cosa nella vita. Bisogna sempre proseguire quando proprio si ha un muro davanti. Bisogna andare oltre, bisogna alzare lo sguardo e vedere le altre strade possibili. Io ho avuto anche tantissimi momenti difficili, devo dire la verità, ho avuto tanti momenti difficili, spesso, soprattutto il primo anno quando sono andato via lontano da casa, sono andato poi, il primo anno a Grosseto, però sapevo di tornare perché lì mi hanno dato in prestito. La mattina e mi hanno chiesto il pomeriggio di partire subito all'improvviso, lì l'ho presa un po' male, allora è stata dura e poi diciamo parto dal presupposto che ho fatto sempre fatica a credere un po' nei miei mezzi, quindi già su questo ero messo male. Non credevo molto in me stesso, allora già su questo parto male. I primi anni poi a Melfi giocavo veramente poco, quindi questo mi ha fatto veramente pensare se davvero fossi bravo, davvero, oppure diciamo ero arrivato lì solo per caso. Poi l'esperienza a Trieste sicuramente mi ha aiutato, era un passo da tornare giù a casa, volevo lasciare tutto. Per fortuna le persone più care mi sono state vicine, ho proseguito, però sicuramente all'inizio per me sono stati anni più difficili.
E sicuramente, come in ogni cosa, i primi anni, quando ci sono dei cambiamenti, è difficile, arrivano tante difficoltà una dopo l'altra, però se si riesce a superare quello, è fatta. Se si riesce a superare quello, si può fare grandi cose, e inizia il sonno, iniziano, e poi le emozioni arrivano una dopo l'altra e non te ne rendi neanche, gettare subito la spugna se è la cosa che viene. Questo è il consiglio che vi voglio dare. Sicuramente la cosa che mi ha permesso di andare avanti perché alla base ci stava la passione per questo. Sua forza di volontà e la voglia che ha avuto di ripartire ogni volta. Grazie Lorenzo. Calciatori si nasce o si diventa? Questa è una bella domanda. Si nasce e si diventa. Si nasce calciatori, ma si diventa atleti. Perché una cosa è essere calciatori, una cosa è essere atleti. Non basta essere calciatori, bisogna essere anche atleti. Quindi atleti si diventa con la maturità, con le esperienze giuste nelle squadre giuste. E si diventa in questo modo anche persone migliori nella vita di tutti i giorni, ecco. Poi il talento deve essere innato. Io non sono andata alla scuola calcio, quindi per me non esiste proprio la scuola calcio. I migliori calciatori vengono dalle favelas, da zone del mondo in cui non esiste la scuola calcio. Però mi sarebbe piaciuto frequentare una scuola calcio da piccola. Infatti ho chiesto ai miei genitori di Rio Nero e non me l'hanno mai fatto, ovviamente, quindi fortunato Lorenzo che ha fatto comunque un percorso diverso a Rio Nero e nei dintorni. Io da una parte sono contento che non hai partecipato nel stesso settore giovanile nostro, se no ci facevi fare brutte figure, ci saltavi tutti, almeno me. No, comunque anch'io penso che il talento è nato, quindi nascono quei doti di natura che hanno e sono pochi, diventano atleti e si può sempre migliorare. Secondo me sono di questa opinione, che ad ogni età, con il lavoro, con la consapevolezza, si può sempre migliorare, non si smette mai di imparare nuove cose, l'esperienza fa tanto, soprattutto lontano da casa, fuori casa, ti aiuta tanto a crescere, soprattutto come persona e uomo. Però una cosa importante, nonostante comunque le soddisfazioni, i successi, è importante ricordare che passa sempre in primo piano la persona, l'uomo, quella lì non va confusa con l'atleta. Ecco, perché molti purtroppo, soprattutto in questi ambienti, confondono uno e l'altro. Magari fai una brutta partita e ti giudicano anche come persona, non è giusto. Quindi è importante questo, dividere le due cose. L'uomo resta comunque, in campo si può sbagliare, sbagliano tutti, sbagliano ai livelli più grandi, figuriamoci noi. Quindi questa è la cosa più importante che mi ha aiutato. Poi a crescere, soprattutto questa idea qui, piano piano l'errore ci sta, non sbaglia chi sta a casa sul divano, guarda la partita. Loro sicuramente non sbaglieranno mai, poi
da fuori è sempre tutto più facile, quindi impara e si diventa persone migliori, calciatori migliori in tutti i lavori che si fanno nella vita. La tifoseria è fondamentale nello sport. Ho potuto vedere proprio questa differenza giocando in Italia, cioè, cambiando campionati, perché in Italia il pubblico alle partite di calcio femminile non esiste. Sbagliato, non c'è mai il sostegno del pubblico, è proprio raro vedere qualcuno sugli spalti che poi magari sono familiari delle giocatrici, mentre all'estero ho avvertito proprio quell'uomo in più in campo, proprio perché il pubblico era numeroso e quindi riusciva a dare una forza maggiore a tutte le calciatrici, a tutta la squadra. Avere un buon rapporto con la tifoseria è fondamentale. A Lione, soprattutto, la gente amava, ama tuttora le ragazze della squadra femminile, le segue ovunque, ogni partita era proprio una folla di gente che veniva ad incoraggiarci e a tifare per noi. Anche a fine allenamenti c'erano sempre i bambini che venivano a chiedere foto, autografi, ci seguivano fino alla metropolitana, fino alla stazione, quindi un'esperienza incredibile anche da questo punto di vista, perché si vive con la gente, ti senti parte della città ed è molto molto bello. È vero, amico, fondamentale, perché ti permette di dare qualcosa in più in campo, di fare quello sforzo in più, soprattutto quando sei in difficoltà, ti permette di dare qualcosa in più. E poi alla fine ho notato in tutti questi anni che loro, i calciatori, alla fine passano, allenatori, giocatori, però a quelli che ci tengono davvero di più sono loro, che ogni anno sono lì sui spalti, e davvero per loro è una passione. Quindi quello che ho notato, che ho potuto notare, è che alla fine si può anche sbagliare un passaggio, ma loro non guardano quello. L'importante è che non sbagli mai atteggiamento. Questo l'ho potuto notare in questi anni, vedono soprattutto la alla maglia, per loro conta più quello ed è la cosa più bella. Per le autografi facevo lo stesso anche io con i giocatori del Melfi, figuriamoci, quindi non mi sarei mai visto lì in quelle vesti lì. E allora è un'emozione incredibile, dico, ma sicuri proprio a me, volete la foto proprio con me? Quindi l'importante è dare tutto per la maglia, loro sicuramente apprezzeranno sempre lo sforzo. Quanto ha influito la lontananza da casa? Non posso dire molto, perché
perché io sono andata in Francia, compagni, no? Persone familiari, ecco, da lontano, perché nel proprio ambiente, con i propri amici, questo può fare la, può, diciamo, fare la, la differenza, però nel mio caso non è stato un reale problema. Io ho sempre desiderato andare via da Rio Nero, quindi appena ho avuto l'opportunità sono partita ed ho vissuto questa nuova esperienza. Dopo Lione ho girato in Spagna, in Svizzera, non mi sono mai fermata, non ho mai pensato a, diciamo, ho pensato al mio paese, non ho mai pensato di ritornare soltanto per la mancanza magari della famiglia, degli amici e della mia casa. La lontananza da casa, come ho detto anche prima, è stato un problema all'inizio, perché sei molto abituato a stare a casa, dai per scontato tutte le cose, poi all'improvviso ti ritrovi fuori e ti mancano davvero tutti i particolari, capisci? Davvero il lavoro che fanno a casa mamma, papà. Però la mia fortuna è stata che quando sono andato a Trieste, un mese prima, neanche a farlo apposta, mio padre l'hanno chiamato a lavorare a Treviso. Lui ha lavorato sempre fuori, quindi eravamo a un'ora e mezza da lì. Questo forse mi ha aiutato ad andare avanti. Allora, quindi lui era lì, appena poteva la domenica scendeva giù da me, stavamo insieme, e questo mi ha dato una sei un po' in difficoltà, perché devi iniziare a fare la tua casa, a pulire un po' per essere, quindi non mi inventavo niente di particolare, pasta in bianco, un po' d'olio, formaggio, niente di che, però comunque anche queste piccole cose ti fanno crescere. L'esperienza fuori casa mi ha aiutato tanto, sicuramente a livello caratteriale mi è servita tanto, e proprio per come sono fatto io era proprio l'esperienza che serviva, cavarmela un po' da solo, conoscere tante altre persone, stare a contatto con altre agende. Quindi all'inizio la vedevo come una forzatura, come una cosa negativa, invece oggi, ripensandoci, è stata una delle fortune più grandi. Faccio sempre fatica, quello sicuro, però comunque si vogliono bene, sono sempre con te, anzi poi da questi momenti, quando sei lontano, capisci ancora di più che comunque, nonostante la lontananza, si fanno sentire, sono sempre al tuo fianco, quindi è bello anche vedere questo. Ma io di nuovo nel Lione, io sognerei di giocare di nuovo nel Lione. È stata sì, il punto più alto che ho raggiunto, il massimo, perché io sono sempre andata in Francia a trovare i miei parenti e vedevo sempre queste ragazze che giocavano in maniera spettacolare, in campi perfetti. Infatti in un compito in classe, mi sa in prima media, ho scritto proprio questo: il mio sogno è di giocare in un club professionistico di alto livello, e l'ho realizzato il mio sogno. Ho giocato a Lione per 3 stagioni e quindi in questo momento un sogno, vorrei ritornare a Lione. Penso sia il miglior club di calcio femminile al mondo in assoluto, da ormai, da sempre, da sempre praticamente. Il mio grande sogno da tifoso milanista naturalmente è sempre stato quello di giocare al Milan, quindi quello è il mio grande sogno, proprio al massimo, proprio quello che
Davvero sognerei il massimo che potrei raggiungere, però mi sono sempre detto, mi sono sempre fissato che anche solo una presenza, una partita all'esordio in Serie A, in qualsiasi squadra di Serie A, per me sarebbe il massimo. Quindi anche una tribuna, magari se non mi portano neanche in panchina, però almeno che c'è scritto, c'è il logo della Serie A. Quindi quello già sarebbe il sogno più grande. Adesso purtroppo quest'anno è già stata una bella esperienza in Serie B, purtroppo siamo retrocessi, adesso non so come sarà il mio futuro, se ancora in B o ritorno in C, però comunque piano piano non smetto di crederci, il sogno continua, la vita è strana, può succedere di tutto, quindi di sicuro cerco di divertirmi, metto l'impegno possibile, poi andranno bene. Dove ci vediamo tra 5 anni? Io non so nemmeno dove mi vedo domani, perché ogni giorno giro, ora sono in Piemonte, ad esempio. Tra 5 anni non lo so, non ho la più pallida idea, Miami, non lo so. Sinceramente non ho mai fatto questi progetti così, così lunghi, ho sempre vissuto proprio la giornata, il momento, l'istante. Quindi cerco di sfruttare le varie opportunità, le possibilità che la vita mi offre e di girare il mondo il più possibile. Tra 5 anni è una bella domanda. Questa ogni tanto ci penso, magari solo non ho proprio idea. Sicuramente guarderò sì. E poi il resto non ho proprio idea. Spero solo di, non lo so, essere felice. Questa è la cosa più importante, di essere felice, di continuare a giocare. Ogni volta qualcosa un po' mi frena. Spero di farlo prima o poi, e magari tra 5 anni laurearmi anche così, da tenere aperte magari se ho la fortuna due strade, perché con il calcio sì, è bello, ma non si sa mai, quindi se si riesce a proseguire con gli studi, perché volendo si può fare, basta solo un po' di buona volontà, tempo a disposizione ne abbiamo, quindi spero di sì. Magari poi tra 5 anni avere una bella famiglia già, quindi vediamo un po'. L'importante comunque è, speriamo di essere soprattutto felici, di fare quello che ci piace di più. E poi mi diverto a guardare Laura in Florida a giocare e fare gol. A giocare anche al mare. Ti mando qualche video al mare, Va così. bene, va bene, grazie.
poi ti permette anche di andare oltre tutte magari le critiche giornalistiche, tutto ciò che può dire la tifoseria. Se io ad esempio sto 5 anni in una squadra, poi cambio squadra e la tifoseria inizia a parlare contro, iniziano ad uscire articoli contro l'atleta e la calciatrice in questo caso, il gruppo e la squadra ben solida ti permette di andare oltre queste cose. Gli stessi allenatori o presidenti invitano infatti a non dare troppo peso a ciò che viene detto fuori dal campo. Non è alcune volte squadre mi è capitato, ori sono sempre pronti a dare un sostegno e a far superare questi piccoli momenti di confusione più che altro. Anch'io penso che lo spogliatoio sia la cosa più importante di tutte. Ci saranno sempre tante critiche, ora adesso anche l'era dei social, che lì chiunque ha facilità nel scrivere, comunque si dicono anche tante cattiverie. Io ho visto molti ragazzi, molti miei amici davvero stare male, soprattutto chi ha un carattere più debole. Magari quando fai un giro lì, leggi alcune frasi, ho visto molto davvero a fare più niente, quindi lo spogli fuori una volta che si dentro c'è solo la squadra. È importante avere un gruppo bello. In questi anni ho avuto la fortuna di conoscere tante belle persone e di far parte di tanti bei gruppi, ripescata dalla Serie D, che non, di cui nessuno si aspettava niente di che, almeno un piazzamento nei playoff così. Questo è stato il classico esempio dove il gruppo ha sconfitto le squadre più forti. Proprio la forza del gruppo ha vinto in quel caso. Quindi penso che sia la cosa più importante. E aiuta tanto a lasciarsi tutto alle spalle, a lasciare tutte le critiche fuori, poi sei lì con gli amici, con i compagni e passa tutto. Non si sente bene, non so se è finita la domanda oppure no. Ho detto non si sente bene, non so se è finita la domanda. Il futuro
futuro del calcio femminile in Italia, sì, praticamente con i mondiali che ci sono stati di calcio femminile, finalmente si è riusciti a dare più visibilità al calcio femminile. Sono nate molte squadre visibilità, con vengono invitate televisivi, quindi si sta sbloccando qualcosa, però c'è molto, molto da fare. Poi a livello proprio tecnico è comunque un buon livello, non competitivo in Europa, però si sta sbloccando qualcosa e ci sono dei miglioramenti, ecco. Sono contento che il calcio femminile abbia avuto finalmente la giusta visibilità che merita, anche perché che gioca a calcio. Quindi anche lei spero che ci purtroppo girano tanti il messaggio del calcio e dello sport in generale. Il calcio purtroppo ha queste effetto qui, gli altri sport purtroppo sono un pochino meno visibili, meriterebbero molta più attenzione anche tutti gli altri sport e molto più rispetto anche proprio come i calciatori, anzi forse anche di più negli altri, giusta visibilità che meritano. Allora, un consiglio che voglio dare alle calciatrici del posto è quello di continuare a studiare, soprattutto, tutte le materie, il latino, la chimica, tutto. E poi di continuare a lottare per farsi valere nel mondo del calcio, perché è una realtà molto difficile, quindi non bisogna mai abbattersi, mai mollare. Bisogna sempre continuare a sognare, ad impegnarsi con costanza, lavoro, fatica, e non bisogna dire vabbè, sono nata arrivo mai un buon inizio. Anche quando si vede l'opportunità di poter giocare in qualche cogliere questa opportunità e lanciarsi, tuffarsi in questa esperienza bellissima, non bisogna avere assolutamente paura di abbandonare la realtà rionerese, però fondamentale comunque è studiare per avere, come diceva anche prima Lorenzo, una seconda possibilità. Il mondo del calcio è un mondo molto difficile, è un mondo corrotto anche da un certo punto di vista, quindi bisogna essere pronti a tutto, bisogna essere pronti ad affrontare infortuni gravi, a non poter più giocare da un giorno all'altro,
quindi bisogna essere sempre lucidi ed avere altre strade aperte da poter seguire. Devo ridare a tutti i ragazzi, sì, proprio questo, comunque di continuare gli studi al massimo questi anni che state vivendo qui a scuola, al liceo, questo punto di vista che non me li sono goduti tanto, non sono stato mai al calcio, quindi poi un giorno ti ritrovi fuori da questo istituto, da questa scuola, con molti dei ragazzi non ti rivedrai più. E allora godetevi al massimo questi momenti qui a scuola, perché sono sicuramente i più belli della vostra vita. E poi il consiglio che voglio dare a tutti i ragazzini che comunque si affacciano nel mondo dello sport è proprio questo qua, di soprattutto fate quello che davvero vi rende felici, soprattutto questo vi voglio dire, divertitevi sempre, fate quello che vi rende felici, non fate le cose contro voglia, che se no è solo un peso per voi e per le persone che vi stanno accanto, perché vedono la vostra infelicità ed è un peccato. Dovete essere solo felici, divertitevi e portare i primi seguire, perché poi si risolve tutto. Sarò veramente l'ultimo di quelli che potete, non mollate mai, divertitevi e vi auguro tutto davvero, vi faccio l'in bocca al lupo più grande a tutti voi per il vostro futuro. No, grazie a voi per averci invitato. Sì, il mio documentario, praticamente molti mi incontrano per strada o mi scrivono sui chiedendomi: giochi ancora? Non giochi più? Dove sei? Il filmmaking. Ho approfittato di questo momento a giocare non in una risonanza magnetica per vedere il mio stato di salute, se posso riprendere e quando posso riprendere. Mi sono quindi impegnata in un progetto di film documentario in collaborazione con una società londinese, una compagnia londinese di produzione video. Questo film documentario vede protagonisti bambini delle baraccopoli più grandi e pericolose del mondo, in cui il calcio rappresenta uno straordinario mezzo di libertà, di speranza per futuro migliore. È un calcio che è
e lottano ogni giorno per sopravvivere, la mattina e la sera in discariche, i riflettori su queste realtà, su questi bambini, e mettere in evidenza questo calcio puro, che praticamente serve proprio a cambiare la vita di questi piccoli guerrieri. A breve verrà avviata una raccolta fondi per finanziare la ricerca dell'ultimo bambino protagonista. Alcuni bambini protagonisti sono già stati individuati in alcune baraccopoli del mondo, e questa ricerca l'ho autofinanziata. Per quest'ultimo protagonista ho deciso di coinvolgere, diciamo, la mia comunità, la comunità rionerese, e soprattutto voi ragazzi, per rendervi un po' consapevoli della situazione attuale in alcune zone del mondo. Quindi verrà avviata questa raccolta fondi per finanziare la fase di ricerca in Bangladesh, a Dhaka. A Dhaka si trova uno slum, cioè il bambino verrà trovato all'interno di uno slum che conta 1 milione di abitanti. E questo milione di abitanti vive in meno di 4 chilometri quadrati, quindi una baraccopoli sovraffollata, e la ricerca sarà difficilissima, pericolosa e anche costosa. Quindi vi invierò fra un paio di settimane massimo il link, e chiunque vorrà partecipare a questo progetto potrà farlo con una donazione al link sul sito di Idea Ginger. Poi vabbè, cioè, avrete maggiori informazioni da parte dei rappresentanti di istituto, e appunto potete seguire questa mia nuova avventura in attesa di risultati dal punto di vista medico. Spero comunque di poter tornare a giocare a buoni livelli. Ecco. Grazie mille anche a voi, un grande in bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie di dirvelo. Sì, siamo stati obbligati. Grazie a voi. Ciao, ciao.